Paradiso. Paradiso. Sono il commendator Umberto Guarnieri e questa è la volta buona che lanciamo una sfida al Paradiso del Signore con la Galleria Milano Moda, di cui sono uno dei soci proprietari. Questo è il paradiso per un re. Paradiso. Macchina, stai di chiffon. Sguardi, baci e pavillon. Nel mio paradiso resterò. Paradiso. Beh, va. Certo, arriva con gli occhiali, me lo spieghi, ma tra 60 secondi, ecco. Poi? 60 beh, secondi, 60 secondi, rimettili. 58. Ecco. Così vedo il camera, prima ecco. Non lo vedevo, e questo è il motivo. Sei un po' ciecatello. Mo, vuoi vedere? Vai, 60 secondi, ve lo diciamo perché. Vedi? C'ho il pastore tedesco. Io ci sarò se tu vorrai. Partito. Allora, eccoci qui, tornati in diretta, sono le 15:50. Sono con Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi. Il commendatore. Il commendatore, pazzesco. Gli occhiali? Gli occhiali da vista. Ma non vista. C'ho il pastore tedesco a casa, però non l'ho portato. No, però ce l'ho davvero. Però sì, è da vista. Carini, ci vediamo sfumati. Da un po' di anni, sei diventato papà. Finalmente. Oh, è la volta buona. È la volta buona. Dai. Raccontami di questa tua volta buona. Beh, straordinaria. Con Lucia, ma ho detto, con Lucia ho detto questa è la volta buona e è nata mia, che è una cosa straordinaria. Tu lo sai, insomma, ti racconto niente. No, però mi piace sentirlo da un un'emozione, papà. Un'emozione straordinaria, no, veramente. Guarda, non vedo l'ora, stasera corro da lei finalmente, perché sono tre giorni che manco da casa e rientro molto volentieri. Dove sono, Roberto, loro? In Toscana. In Toscana? E come si chiama tua figlia? Mia. Perché è proprio tua? Assolutamente mia. Mettiamo subito le cose in chiaro. Amore. Eccola. No, chiaramente. Ma a 21 mesi, tu come sei un papà, fino a 21 mesi devono un po' crescere per avere più un rapporto con... Ma ha già firmato un contratto. Ha già firmato un contratto? Non potrà uscire con nessuno. Vabbè, che io allora sarò talmente... No, però insomma, è arrivato che... No, sto scherzando. Perché poi sei avuto da grande, no? Si dice sempre la mamma grande. E anche tu sei un papà grande. Beh, direi di sì, insomma. Abbiamo superato i 50. Abbiamo aspettato il giusto, abbondantemente, sì. Eccolo lì il cane, il pastore tedesco, vedi? Che mi guarda, dice... Poteva sembrare una battuta, invece no. Roberto ce l'ha davvero. È vero, guarda, vedi, ha già capito tutto, vedi come mi abbraccia. È brava? È abbastanza buona, si comincia a dare i primi segnali, somiglia un po' al padre, un po' teppista, piano, sembra, va già al nido lei, insomma, è tremenda, vedi, ormai è un amore, sì. Sei diventato più buono? Può darsi, sì, può darsi. Più tenero. Vedo che mi studi, lo vedi un po', prima sì, ho l'occhio un po' più, Sì, perché ti conosco da tanto tempo, sì. Però ti vedo come un bravo ragazzo. No, ora ti ringrazio per cioè, il ragazzo. Cioè, capisci? Ragazzo, come un bravo un po' ragazzo. Guarda che questi sono veri, non sono tinti, Non è per scena. Non è per scena. Non è per scena. Sì. Tra l'altro l'ultima volta quando sei venuto mi ricordo che ci rimasti un po' male perché facemmo così un gioco con il pubblico, chi era più bello, se tu o Tersigni. Sicuramente Tersigni, ci mancherebbe. Ecco, ti sei ripreso da allora, rivediamolo. Beh, sono rimasto scioccato. Devo dire. La prima puntata abbiamo i due protagonisti della fiction Il Paradiso delle Signore. Sono pazzeschi, sono bellissimi, li mettiamo in sfida. Cosa vorresti del tuo rivale? Te lo dico. Gliel'ho detto prima, c'ha un colore di occhi fantastico, Terzini. Guarda, grigi, non so che... Wow! Ammazza. Chi è il più bello della fiction? Pubblico, 1, 2, 3. Sulle palette! Ammazza. Attenzione! Vince Alessandro Terzini! Guarda la corona, meno male ha vinto Terzini, no, la corona. Ah, così? Beh. Ah, sì, certo.
Ora vuole fare il vago, capito? No, è stato un duro colpo quello. Lo sto superando. Però non stai male Bianco? Non sto male Bianco? No, niente. Lì ero un po' pennellato, visto. Eri pennellato? Un pochino, sì, per esigenze sceniche, capito? Poi piano piano abbiamo lasciato finalmente andare, mi sono liberato. E questa settimana ti abbiamo visto già l'azione. Eccoci. Col paradiso delle signore. Ovvio. Adesso te lo posso confessare, io non pensavo che riuscissimo a raggiungere questi numeri in così poco tempo. Io invece ero convinto che Flora avrebbe reso moderno e accattivante anche un capo classico come la pelliccia. L'idea di Matilde poi di venderle a un prezzo imbattibile ci ha consentito questo avvio decisamente strepitoso e ha spiazzato tutti quanti. È innegabile. Flora ha creato i modelli, ma Matilde ha saputo dare un'idea, un marchio, uno stile. Brave veramente. Buongiorno. 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 So che ti abbiamo messo un po' sotto pressione negli ultimi tempi, ma sarai soddisfatta dei risultati e di te stessa. Sì. Le file davanti alle nostre vetrine dimostrano che stiamo lavorando nel modo giusto, però non dobbiamo adagiarci sugli allori. Questo è l'atteggiamento giusto. Però lasciatelo dire, i complimenti te li meriti tutti. Eri tu a essere decisiva al paradiso, non conti. E infatti sono in caduta libera. Vi ringrazio, ma preferirei godere dei nostri successi senza gioire delle sfortune altrui. Però qualche anticipazione, no, della volta buona, che siamo così fedeli, che vi ospitiamo, che siamo così contenti di avervi. Posso anticipare che ci sarà un grandissimo rientro, molto, molto ambito e atteso. Questo, un rientro? Sì, un rientro di un personaggio che torna dal passato, vediamo. Volevo parlare con Fabrizio D'Alessio, che lui ha tutta la gestione social. Quindi, social. Molto importante. Qui dicono il King è pronto a spoilerare qualcosa? Ha detto un rientro molto importante. Molto importante. Maschile o femminile? Dici qualcosa di più? Il web femminile. Mi fermo, se no mi licenziano. Attenzione. Ragazzi, c'ho femminile? Si chiama per caso, non so, Margherita? Io non posso stare ferma con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, perché Margherita è tutto. Margherita, adesso ovviamente non si chiama Margherita, non ce lo dirà no, mai. Sai perché ho fatto quella faccia? Perché la mia ex moglie defunta nella serie era Margherita. No, nella realtà no. Bonnie, che deve fare questa? No, nella serie si chiama Margherita, ho detto, che ritorna il fantasma. Vedi col sigaro, che poi nella vita non lo fumo il sigaro. Vabbè. Ma meno male. Tutti che mi dicono fumi troppo, capito? È finzione. È fiction. È commendatore. Qui invece è Roberto Farnesi. Allora, a proposito della fiction, abbiamo proprio un gioco sul mondo delle fiction. E quindi vediamo se oggi è la buona, la prima per qualcuno che ci chiama da casa. Qui, caro commendatore, ho la domanda. Eccola lì. E chi mi chiama da casa deve dirmi se è buona la prima. Bene. Sì oppure no. Pensa, io annuisco ma non ho capito nulla. Ma però c'è. Ma questo è un problema però. Allora, chiama qualcuno. Io faccio la domanda. Sto scherzando. E chiedo, è buona la prima tra le due opzioni? Certo. Lo rispiego? No, proviamo, buttiamolo. Anche se non mi spiego. Pronto chi è? Ecco. Pronto? Chi è? Margherita, no. Sei Margherita? Margherita. Sei Margherita? Pronto, pronto. Vabbè, aiutami. È svenuta questa signora. Non lo so. No, per Terzini, si ricordava ancora. Vabbè. Che succede alla fine? Non c'è nessuno. Ci sono problemi di audio. Pronto? Ci sente, signora? Beh, forse è meglio perché io non ho capito nulla davvero. Quindi, allora, guarda, questa è la domanda. Guarda, questa è la domanda. Questa è la domanda. Questa domanda non la leggere. La leggerò. Poi no. Ci sono... Quindi è buona la prima? Cioè, è buona la prima che io dico o no? Pensa che ora ho capito. Però cioè, se non... Molto esaustiva questa. Sì. Però non c'è. Questo è un problema. È un grande il bello problema della diretta. Sono le 15:58. Bellissimo. Io voglio qualcuno da casa. Pronto? O se no dallo studio. Studio, col telefonino. Pronto? Sì. Oh! Lo vedi? Illuminazione in tutti i sensi, anche
luce. Ma chi è? Aspetta un po'. Ma chi è? Terzigni? No, è Terzigni? No, è un uomo. Pronto, chi sei? Pronto? Sì, pronto. Sì. Ciao, chi sei? Antonio. Antonio, da dove ci chiami? A Fragola di Napoli. Là là, Antonio, quella. Non ti sentivamo. Allora, Antonio, la domanda... Da Da Fragola. Da Fragola. Conosco. C'è anche la fermata del treno veloce. Ecco. Questa era fondamentale. Perché... E questa è una grande notizia. Beh, sì. Ecco. Questa era sicuramente... Come si chiamano i figli di Uberto... Uberto. Come si chiamano? La rifacciamo, mica siamo in diretta. È poi. Vero. Tagliate. No, è certo, tagliate. Come si chiamano i figli di Umberto Guarnieri? No. Oh. Greta e Tommaso? O Marta e Riccardo? È buona la prima? Quindi la prima Greta e Tommaso oppure buona Marta e Riccardo? La 1 o la 2? Secondo me non ha capito neanche... Può essere, Salutiamo? E buona, dimmi? Due. Marta e Riccardo? Si chiamano Marta e Riccardo? Direi proprio di sì. Bravissimo, Antonio. Ti ha fatto sudare un po', ma ce l'abbiamo fatta. Ti arriva un cofanetto, direttamente te lo porto io. Quando scendo da Fragola te lo porto a Ammazza, casa. Ammazza, telefona tutta Italia qua. Questa telefonata. Ecco. Roberto Farnesi, Paradiso delle Signore, subito dopo di noi. Dopo, Grazie. Grazie a te. Saluta mia. Come Bacio no. Mia, stasera. Un grande